Ben ritrovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Per le primissime ore di domenica 4 agosto nel centro storico di Clusone sarà rievocata in nove scene la singolare pagina della storia locale che alla fine dell'Ottocento vide scontrarsi la Civretta Rizzoli e il Comune. L'appuntamento inizierà all'inconsueto orario delle 4 del mattino e si concluderà poi con una colazione della nonna in piazza Orologio. Per la prima domenica del mese a partire dalle 9, promosso da PromoArt, inizierà il mercatino dell'antiquariato, del modernariato, del collezionismo e del vintage a Sottolmonte, in piazza Facem Interris fino alle 18. Dal tardo pomeriggio per tutta la notte sarà organizzata nel centro storico di Alzano Lombardo la Notte Bianca con spettacoli, animazioni per grandi e piccoli e molto altro fino alle 2 di notte. Per la serata l'appuntamento per i più piccoli è nel cortile della biblioteca di Villa di Serio, dove la compagnia Pane e Mate porterà sul palco lo spettacolo di Burattini intitolato Storie Brevi, dove tante piccole storie fonderanno le loro trame in un suggestivo intreccio. Concludiamo ricordando che nella sala polifunzionale di Valbondione a partire dalle 21 andrà in scena l'attore comico bergamasco Pietro Ghislandi con uno spettacolo di cabaret e di musica d'ingresso completamente libero.